Baldo di Bonaventura, nella sua prima apparizione pubblica dopo essere stato rimosso dall'incarico di assessore, ha voluto rimarcare la sua delusione sia umana che politica verso il suo primo cittadino Gian Guido D'Alberto. L'ex assessore ha specificato che non cerca vendetta ma è determinato a non arrendersi. Io dico che al di là di Baldo di Bonaventura è venuto a mancare un elemento importante, quello del rispetto delle regole democratiche, la rappresentatività. C'è una lista che ha preso 2.111 voti, c'è un assessore che, se andiamo a eliminare il voto doppio delle donne, è arrivato prima di tutte, ve lo posso garantire, perché basta vedere i numeri. E oggi quei cittadini che hanno votato Valdo Ventura, la lista di Valdo Ventura, ci dicono: ma noi che vogliamo fare se poi giochi politici fanno cose diverse, non hanno rispetto di questa rappresentatività. Cosa le ha detto il sindaco D'Alberto quando le ha comunicato la sua decisione? Ma il sindaco D'Alberto si lega sempre a quel fatto della mia candidatura con Azione, tra l'altro come indipendente, tra l'altro a sostegno forte di Luciano D'Amico. Tra l'altro quella candidatura ha portato il quarto consigliere alla provincia di Teramo, quindi è una scusa plausibile. Poi qualche volta dice che io mi lamento dell'amministrazione, anche per Isaia De Sandes mi dispiace perché aveva fatto un buon lavoro. I rimescolamenti non si fanno dopo un anno, si fanno dopo 2, 3, 4 anni, cioè se si vedono, si fa un punto della situazione, però quando si fa dopo un anno c'è qualcosa che non funziona. Durante la conferenza stampa l'ex assessore di Bonaventura ha annunciato che giovedì 27 giugno alle ore 10 davanti al municipio si svolgerà una manifestazione di protesta nei confronti delle decisioni prese dal sindaco. Perché non può passare inosservato che per accordi politici trasversali a un certo punto si mette fuori gioco al volere dei cittadini, non si tiene conto dei valori del lavoro che ha messo in campo la De Sandes, che ha messo in campo di Bonaventura, quindi secondo me è fuorviante e fuori luogo. Quindi riempirsi la bocca di tanti valori, quei valori che il centro-sinistra vuole rappresentare, però quel centro-sinistra con questi comportamenti non mi rappresenta e non mi rappresenterà più. Quale sarà adesso il suo comportamento all'interno del Consiglio Comunale? Ma il problema, loro si sono anche avversi di questa difficoltà del gruppo di Italia di Teramo Vive. Ci sono dissidi, l'avete già notato, speriamo di ricomporre questi dissidi e di avere un'attenzione particolare per i problemi veri e poi di valutare volta per volta se votare o no i provvedimenti della maggioranza.